pallone lungo. Allontana il pallone di prepotenza. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Sono partiti con molta determinazione, stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Preferisce non correre rischi. Acqua fresca sulla destra. Sulla fascia, è libero, tocca con la testa. Ottima l'azione, conclusione però non all'altezza. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Qui deve tirare. Questi tiri per i portieri sono un incubo. La palla proprio non la vedi partire e te la ritrovi in rete senza neanche accorgertene. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Lucas Castro cerca spazio. È un'occasione. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. Può provare. Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. La difesa ha avuto un attimo di esitazione. Non sapevano se alzarsi o rimanere a protezione dell'area di rigore. Palla in profondità. Sul filo del fuorigioco. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. Un'iniziativa molto interessante che ha creato qualche grattacapo al portiere. Prova la soluzione in profondità. Prova di testa. E anche stavolta niente di fatto in campo. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Attenzione! L'arbitro manda tutti a prendere un teccato, si chiude così il primo tempo. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa. C'è tempo per rientrare in partita. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Tocco preciso. Non corre rischi e allontana il pallone. Riceve in ottima posizione. Attenzione al tiro. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Può cercare il taglio in mezzo. Prova con il tocco basso. Grande occasione. C'è ancora un lancio lungo e profondo. Si salva. Tutto fermo, offside. Non può sbagliare. Si salta come Pirilli. Continua ad avanzare verso l'area. Perso un pallone sanguinoso, per poco non pagavano con il gol. Trova la soluzione in profondità e trova bene il compagno. Peccato, perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Vuole la profondità. Può andare alla conclusione. Ottima giocata. Spacciati, ecco il colpo di scena. E non poteva mancare un'occasione del genere.
si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Ferdinando Coppola è furioso ed è comprensibile, per il portiere non c'è niente da fare quando non vede partire il pallone, ogni tentativo di parata arriva in ritardo. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo, è buona, si gioca, ma lì può crossare. Grande movimento nello spazio, la prende piena, ce l'hanno fatta! Non potevano trovare gol in un momento migliore. Troppo solo, cosa possiamo aggiungere? Castro? Sapeva già dove sarebbe arrivata la palla, questa squadra gioca a memoria, prepara gli schemi con grande cura. Cerca spazio. Evita l'intervento dell'avversario. Tenta. E c'è ancora un gol. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Davvero troppo solo, troppo libero, troppo tempo. Cosa ne pensi? Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Tripletta, hat-trick, che partita eccezionale la sua. Praticamente immarcabile, tripletta super meritata. Mette la palla dentro. Va a colpire di testa. Beh, vabbè, qui ci aspettavamo sicuramente una soluzione migliore. L'arbitro dice che può bastare. Hanno dimostrato grande maturità oggi. Non è facile ribaltare una partita che si mette male.